Mie spalle adesso alcune scene, tutti questi lavori non è possibile effettuarli durante l'inverno. Quindi acquedotti, fogniture, ogni sorta di lavori pubblici soprattutto si cerca di approfittare per farli in questa stagione. Naturalmente questo può anche creare del disagio, ma per questo abbiamo proprio chiesto al sindaco che ci dicesse un attimino per quanto tempo andranno ancora avanti questi lavori grossi che si svolgono. I lavori adesso sono interrotti per l'estate, ad eccezione dell'acquedotto delle frazioni della Piana per Rias fino a Corbè. Quello non l'abbiamo interrotto anche perché interessa poco le vie pubbliche e poi perché c'è urgenza che quest'inverno sia funzionante almeno in parte, almeno per la frazione di Periasca. Abbiamo visto che l'Evanson è stato incanalato, si può quasi dire intubato, da delle arginature abbastanza grandi. C'è uno scopo ben preciso perché è stato fatto così o meno? Ma io per quanto riguarda le arginature non vi so rispondere perché non sono progetti nostri, non sono finanziamenti nostri. Questi sono dovuti al genio civile che hanno deciso così, sono parecchi anni, ormai sono 10 anni che si sta facendo arginatura da IAS. Dicono che sia per la sicurezza del torrente, non vi so dire di più, adesso li abbiamo visti ormai quasi terminati, ma noi qui adesso abbiamo dato l'incarico per un progetto di una passeggiata che parte dal centro di Champolivo fino al mercato, di questo ne abbiamo già parlato una volta, quando sarà terminato il progetto ne riparleremo, comunque speriamo di poter utilizzare una parte di queste strutture qui. Ormai tradizionale un pochino per tutti. Su questa porta, pregherei magari la regia di mandare l'immagine a tutto schermo, su questa porta c'è un cartello che avverte che si stanno facendo dei lavori e che l'azienda è stata spostata dall'altra parte della strada. Brevemente così possiamo illustrare a braccio un pochino questi lavori, vedete che sono già ad un buon punto, si sta per ultimare il muro attorno, muro in pietra. In quest'oggi proprio stavano cercando di fare delle nuove pietre i muratori, causando purtroppo qualche rumore, ma d'altra parte, come abbiamo già detto, bisogna approfittare di questo momento. Quella che vedete inquadrata è la zona che verrà destinata a ufficio postale, mentre invece qui di fronte è la località dove è stata spostata, scusate, il luogo dove è stata spostata la nuova azienda di soggiorno, nel vecchio hotel moderno, dall'altra parte appunto del torrente Evanson, a due passi dal distributore dell'Agip e dal ponte, quindi per tutti coloro che devono fare alcune pratiche o per i telefoni sappiano che la nuova sede è in questa posizione. Che cosa succede alla vecchia sede? Vedete all'interno una struttura in legno lamellare, naturalmente molto più grande, pensate che quello che vedete in fondo sono i due piani della vecchia azienda di soggiorno, quindi l'ambiente è naturalmente molto maggiore, un bel porticato verrà sul fronte anteriore e questi sono ancora alcuni particolari dei servizi e di altre zone appunto dei nuovi locali. Ci sarà anche... Abbiamo qui con noi...